Buongiorno a tutti, benvenuti su Metro Napoli per TV. Abbiamo oggi in studio il professor Vincenzo Moretti, che ci viene a trovare per la seconda volta. Già in un'altra occasione, professore, avevamo presentato un altro libro, che era Bella Napoli. Io ne ho letto 4, non so che ne ha fatti altri, però a me è piaciuta assai la capata, è un libro bellissimo di universalità, Bella Napoli, e oggi presentiamo un libro particolare. Devo dire particolare perché, professore, perché testa, mano e cuore, voi vedete anche alcune immagini sia del volume che riportate dal sito. Io devo dire la verità, veramente mi aspettavo che fosse un saggio, qualcosa che riguardasse il lavoro. In realtà è vero e proprio romanzo, cioè mi ha affascinato. Io ci sono rimasto la sera lì a leggerlo, perché queste storie sì, raccontano il lavoro attraverso gli uomini attraverso il lavoro e le sue idee, però fondamentalmente è proprio bello, cioè raccontano una bella storia, belle belle storie di personaggi che sono vivi, non sono personaggi che devono descrivere una cosa scientifica. Sì, sì, io innanzitutto ringrazio, diciamo, per il bello lavoro che fanno sempre bene, fanno sempre piacere. Sì, questa volta ho cercato di mettere su un'idea diversa, un'idea che si potesse rivolgere almeno nelle intenzioni a un pubblico più vasto. Come lei ha ricordato, è da un po' di anni che non da solo, ma con Alessia Strassuno, con Cinzia Massa, con tante altre persone, portiamo avanti una ricerca sul lavoro ben fatto, sull'idea del fare bene le cose perché così le si fa, sulla soddisfazione e sul rispetto del lavoro e di chi lavora. E mi era sembrato il momento, insomma, alla soglia dei 60 anni, di provare a raccontare tutto questo anche attraverso un romanzo. Un romanzo che, come lei ha ricordato, è un po' particolare anche nella struttura, perché faccio parlare non solo le persone, ma anche le cose, il vocabolario, la cardarella, i luoghi, la piazza, perché tutto questo in vario modo contribuisce a rappresentare questo mondo del lavoro. C'è un nostro vecchio proverbio napoletano che dice, un po' di napoletano naturalmente, il umast o fa il fiero, a dire che gli attrezzi di lavoro sono molto importanti per la definizione della professionalità, dell'abilità di un determinato tipo di artigiano. Mi permetto di dire una cosa personale: quando mi sono sposato, il regalo che mi ha fatto papà, il primo regalo che mi ha fatto papà, è una cassetta di fette. Voglio dire che insieme a quel tipo di proverbio faceva parte della scelta, va bene. Ma comunque, io voglio venire adesso invece al tema reale, diciamo, del libro, di questa parte. Ci tenevo molto a precisare che fosse un libro da leggere anche con piacere, appunto, che per studiare l'argomento. Ecco, io c'è una frase che lei ripete spesso, che ho trovato anche in altre cose, che si legge in tutti i libri. C'è l'idea secondo cui bisogna provare soddisfazione, no? Che fare una cosa bene, fare un lavoro fatto per bene, a prescindere da che cosa si faccia, cioè l'operaio, l'intellettuale, il docente, il professore, dice o fai l'enciclopedia del DNA o stai costruendo una strada, metti l'asfalto, l'importante è che tu lo faccia bene credendo al lavoro che stai facendo. Ecco, ma questo lei trova che sia ancora qualcosa di riscontrabile nei lavori moderni, cioè nella modalità con cui si approccia il lavoro di questi tempi? Io dico di sì, io ho degli esempi. Ho un sociologo, per esempio, molto famoso a livello mondiale, uno dei più importanti, Richard Sennett, che in un suo libro molto bello che si chiama Rispetto, a un certo punto racconta dello spazzino londinese che dopo che lunedì mattina ha pulito il tratto di strada di sua competenza, si rifà il pezzo di strada che ha pulito a ritroso, sostanzialmente, come dire, per guardare come ha pulito bene il pezzo di strada che gli toccava pulire. E c'ho un'altra ancora esperienza di una mia amica, una nota intellettuale e giornalista francese, Marcel Padovani, che ha intervistato una ragazza napoletana che per un tratto della sua vita, insomma, ha vissuto a New York, e a un certo punto, insomma, credo che questa ragazza si chiama Valeria, credo che non avesse letto Sennett, penso, ma con
in ogni caso Marcello a un certo punto gli ha chiesto, dice, ma tu che differenza ci trovi nel lavoro a New York e nel lavoro qui a Napoli? Lei ha detto, guardi signora, a New York quando lo spazzino pulisce casa, diciamo fuori casa, per quel pezzo di strada, io la mattina incontro una persona contenta, soddisfatta, non voglio dire felice, però contenta, soddisfatta del lavoro che fa. Qui a Piazza San Domenico Maggiore, quando incontro l'uomo che pulisce la strada, sta sempre scontento, insomma si sente uno sfigato, ha detto lei. Naturalmente questo, come lei può immaginare, dipende anche dal contesto sociale e dall'importanza di una determinata società dal lavoro. Ecco, veniamo proprio a questo argomento. Lei sostiene che salvando la qualità del lavoro, cioè il modo con cui si lavora, e salvando e raccontando il modo del lavorare bene, si salva anche l'Italia. Sì. Mi aiuti a capire, cioè, in che modo lei ritiene che salvaguardando, diciamo, la qualità del modo con cui si lavora, la passione verso il lavoro che si fa, può essere salvato il paese? È una domanda, perché io gliela devo fare, perché lei la ripete spesso. No, ma io... Lei mette nei suoi libri una sorta di speranza nel lavoro come salvezza del paese. Me la faccia capire adesso? Sì, assolutamente. Io, come dire, insomma, provo a dare a lei e a chi ci guarda anche, diciamo, una risposta. Allora, in realtà, se noi andiamo a vedere tutti i dati, no? Insomma, che il sociologo che ripiglia diciamo, padronanza di me rispetto al natatore, tutti i dati del World Forum, dell'OECD, dimostrano che tutti i paesi, per esempio i paesi maggiormente competitivi al mondo, sono la Svizzera, sono i paesi dell'Europa del Nord, sono a un certo punto anche gli stessi Stati Uniti e Giappone, tutti i paesi che non competono, ripeto, sono le classifiche della competitività a livello mondiale, tutti i paesi che non competono sui bassi salari, sulla precarietà, sulle persone pagate male, cioè sono tutti paesi in cui l'operaio metalmeccanico guadagna molto di più dell'operaio metalmeccanico italiano. Non c'è un problema di costo del lavoro. Non c'è un problema di costo del lavoro. Il maestro elementare in questi paesi guadagna molto, ma molto di più del maestro elementare. Neanche di spesa pubblica. Il punto, come dire, è la qualità del sistema di prodotti e di servizi che tu offri. E questi paesi, come dire, sono competitivi. Me lo faccia dire in un altro modo. Per quanto noi possiamo pagare male le persone, ci sarà sempre un cinese, un serbo, uno del sud-est asiatico che costerà di meno. Quindi noi sul basso livello del lavoro stiamo perdendo sempre. Noi come possiamo vincere? Possiamo vincere con Napoli, possiamo vincere con Firenze, possiamo vincere con Roma, possiamo vincere con la bellezza, possiamo vincere con la nostra tradizione artigiana. Possiamo vincere con la nostra capacità, me lo faccia dire, di mettere testa, mani e cuore nelle cose e di fare prodotti, servizi, innovazione, come dire, le parole chiave del nostro futuro sono innovazione e lavoro, non precarietà e come dire, di servizio o povertà. Per questo io non ho permesso di fare. Questi ragionamenti sono bellissimi. E io, nei personaggi che ho trovato, a me lì, ho trovato questa grande cosa. E non noi facciamo i conti, questo che si fa, oltre con la difficoltà di trovarlo. Ai giovani che il lavoro non lo trovano, non è un po' difficile dire che il lavoro lo devono fare con la testa, con la passione, col cuore? Cioè, come concilio il bisogno di lavoro, la richiesta di lavoro, con questa necessità di qualificare? Mi riferisco soprattutto alle giovani generazioni, a quelli che hanno abbandonato l'artigianato, a quelli che cercano un lavoro per sopravvivere. Allora, innanzitutto, come dire, non vorrei sembrare pignolo, però io ti insisto che le cose che ho detto prima non sono una mia opinione, sono dei dati che i maggiori istituti a livello mondiale certificano
ci sta un rapporto che è uscito anche nel 2013, cioè ogni anno si chiama rapporto sulla competitività globale, e lì dentro ci stanno scritte quelle cose lì, e ahimè non ce le ho scritte io, mi sarebbe piaciuto, ma insomma non l'ho scritto. Professore, mi dice, sta un messaggio, come glielo diciamo ai ragazzi? Il messaggio è che i ragazzi, anche i ragazzi, ok, devono sapere che sul piano della precarietà loro il loro futuro non lo troveranno, e infatti se ne vanno all'estero. In particolare i ragazzi più bravi, ma anche i ragazzi mediamente bravi, cominciano ad andarsene all'estero, perché comincia a esserci molta differenza anche se fa il pizzaiolo in Italia o se fa il pizzaiolo all'estero. E quindi noi questi ragazzi li perdiamo. Naturalmente la risposta al problema che lei individua non è che lo possiamo mettere sulle spalle dei ragazzi, lo dobbiamo mettere sulle spalle delle classi dirigenti di questo paese. Anche qui, le classi dirigenti che non sono solamente naturalmente la politica, perché insomma naturalmente la politica ha un ruolo importante in negativo rispetto a questo tipo di discorso e di ragionamento, però le classi dirigenti che sono anche l'impresa, che sono anche come dire un'impresa che Adriano Olivetti faceva quel livello di macchine da scrivere, e i suoi epigoni si sono messi a fare i giochetti finanziari per comprare le società estere, l'Olivetti non ci sta più, Leopoldo Pirelli faceva la Pirelli, e quelli che sono venuti dopo, oltre alla Pirelli, hanno trovato il modo di far arrivare in mano agli spagnoli anche la Telecom. Cioè è ovvio che quando parliamo di classi dirigenti parliamo di tutte queste cose, e voglio approfittare della sua bellissima domanda per dire anche che oggi come oggi molte risposte vengono proprio da questi ragazzi che si inventano, perché oggi che cos'è il makers, questa parola che sentiamo continuamente? È l'artigiano a tempo di internet. Sono questi ragazzi che si inventano lavori, che si inventano mestieri, che si inventano, partono da un'idea. E che stanno anche nei libri. Stanno anche nei libri. Io ne voglio ricordare uno, diciamo una ragazza che insomma Corena Ausonio, il papà che è un piccolo produttore di marmi, che il marmo fa la polvere, è nociva, oltre a essere nociva, che naturalmente è fatto prioritario, per smaltirla ci vogliono 160 euro a quintale, che è un'enormità, ogni 100 kg. Questa ragazza si inventa una stampante 3D, è un'architetta, ok, si chiama Giro, mi piace citarlo, non perché a chi ci guarda dire qualcosa, però poi se lo cercate su internet, insomma, le trovate queste persone, perché sono delle persone reali. Questa si inventa una stampante 3D all'inizio, dalla fase dell'input entra questa polvere di marmo che dovrebbe, e alla fine escono degli oggetti, come dire, vasi, altri tipi di oggetti, sedie, insomma qualunque tipo di oggetto. E questa ragazza sostanzialmente ha trovato un modo per, ha fatto una piccola creazione per trovare un modo per riciclare le polveri e per creare delle cose e per mettere su un'impresa. Cioè questi, diciamo, come dire, in piccolo, però sono i Leonardo da Vinci della, diciamo, dei tempi moderni. E per fortuna sono tanti, ci sta quest'altra società Intertwine, il primo social network per i racconti fatti, diciamo, in maniera collaborativa, che adesso stamattina proprio l'ANSA ha dato la notizia di questi imprenditori milanesi che hanno deciso di sostenere con 10.000 euro questa loro attività, eccetera eccetera. Come dire, in vario modo, in varie situazioni, ragazzi che si inventano un futuro, e ma è sempre un futuro di qualità. Cioè non c'è nessuno, come dire, di questi qua che può pensare, come dire, di lavorare peggio di come lavoravano o lavorano, cioè, i cinesi che stanno a Prato e dei quali poi ci accorgiamo quando succedono tragedie come quelle della settimana scorsa, perché a quel livello là non si può arrivare. Lei ce lo manderebbe suo figlio a lavorare in quelle condizioni? Ma neanche io. E penso che nessuno ce lo manderebbe, e quindi realisticamente il futuro per questi ragazzi in quella direzione là non ci sta. Ci sta se il paese fa un salto di qualità, e se non lo fa i ragazzi se ne andranno all'estero.
Professore, lei è venuto qua però anche per presentare un'iniziativa. Sì. Noi ne abbiamo parlato qualche tempo fa, l'abbiamo visto in giro sul web, si sta preparando questa grande notte del lavoro nato. Ce lo può spiegare? Sì, l'idea anche qui, non solo mia, ma insomma di tante persone, sostanzialmente è quella lì di il 30 aprile del 2014 di creare una situazione, come si diceva una volta, 10, 100, 1000 posti in tutta Italia nei quali le persone si incontrano per leggere dai libri, per raccontare dalla loro esperienza, quindi narrare, per cantare, per dipingere storie di lavoro. Una sera, non a caso la sera prima del 1° maggio, in cui una sera e una notte dedicata al lavoro e al lavoro ben fatto. Abbiamo già più di 100 realtà che a livello nazionale, fondazioni, associazioni, librerie, che come dire, hanno scelto di aderire a questo progetto che è totalmente autogestito, nel senso che ognuno se lo organizza per fatti suoi, come lei ha detto giustamente, noi stiamo facendo passare la voce, poi non è che io riesco a andare, cioè, non c'è il comitato organizzatore propriamente detto, cerchiamo di fare da cassa da risonanza, di risonanza per fare in modo che quest'idea, l'idea che lei ha trovato anche nel mio romanzo, come dire, di un paese che vuole spostare l'attenzione dal valore dei soldi al valore del lavoro, dal valore di quello che hai al valore di quello che sai e sai fare. E questo è il tentativo che voglio dire. Io la ringrazio, le voglio dire che noi cerchiamo di partecipare, se lei ha detto, nel senso che anche qui possiamo provare a far venire gli operatori che si occupano della comunicazione online e provare a collaborare a questo progetto. Io personalmente, insomma, e tutte le persone che ci stanno lavorando saremmo davvero enormemente grati a Andrea Napoli, in quel team, se potesse, diciamo, con le sue capacità, con le sue professionalità. Mettiamo a disposizione le nostre esperienze piccole e la sede che invece adesso l'ha vista è un po' più grande. Grazie ancora, professore. Alla prossima. Grazie a lei. Buonasera a tutti.